a questo incontro con l'autore e il libro. È un libro speciale oggi che già tutti e tre ha avuto modo di leggere e divulgare in passato, perché è una testimonianza diretta di una pagina di storia dolorosa che ha caratterizzato l'inizio del XIX secolo. 1915. Sì, è un momento. Dicevamo che appunto il 1915 è segnato da questo fatto, che tanto che lo stesso Papa Francesco ha detto che il genocidio degli armeni ha segnato il primo genocidio del secolo breve, del nostro Novecento. Perché quando noi pensiamo al Novecento e alle tragedie che l'hanno caratterizzato soprattutto nella prima metà, noi pensiamo a Shoah, ai 6 milioni di ebrei, pensiamo alla Cambogia, pensiamo a Ruanda, pensiamo alla nostra gente giuliana della Jugoslavia di Tito, pensiamo agli armeni, un genocidio che ha portato migliaia e migliaia di morti. Un milione e mezzo. Esatto. Quindi il genocidio, cioè questa volontà di annullare un gruppo etnico, razziale, religioso, sterminando gli individui e annullandone i valori e le testimonianze storiche, è una grande piaga, una piaga dell'umanità gravissima e anche antica. Perché basta pensare, noi pensiamo al Novecento perché ci tocca da vicino, abbiamo testimonianze che possiamo ancora verificare e fare, ma pensate a cosa è successo negli Stati Uniti, in Canada, nel Sud America, gli aborigeni dell'Australia. Cioè, questa violenza noi la dobbiamo combattere. E nel 2015, dico 2015, l'Assemblea Generale dell'ONU ha dichiarato il 9 dicembre, ecco perché siamo qui oggi, che è il 1 dicembre, il 9 dicembre, giornata della commemorazione e della dignità delle vittime di genocidio. È la giornata, qualcuno dice giornata del genocidio, detta così mi sembra una festa, la giornata della mamma, la giornata del papà, no, la giornata del 9 dicembre è la giornata del ricordo, della memoria, della prevenzione. Come si fa a prevenire il genocidio? Si fa conoscendo, sapendo, confrontando le fonti, ricordando. Ecco perché la memoria, non l'odio, non il rancore servono, serve la memoria e la volontà di migliorare questo vivere umano. Ecco perché siamo qui con Nunufar, la mia amica Concetta, da me chiamata Conny, che lei non vuole. Nunufar ci porta in questo libro che porta il nome della sua mamma Melania, una testimonianza diretta di quello che è successo nel 1915 ad opera dei giovani turchi sulla popolazione armena. Ed è un racconto struggente, intriso di malinconia e di dolcezza e di determinazione di non lasciar cadere nel silenzio, perché troppo silenzio c'è stato sui genocidi, un silenzio dovuto all'indifferenza, ma anche all'ignoranza e purtroppo al bieco tornaconto politico ed economico. A volte non osiamo dire, perché temiamo di offendere qualcun altro che in quel momento ci serve come alleato o come forza. Pensate che lo stesso presidente turco Erdogan si è scagliato contro il Papa quando ha osato dire che il primo genocidio era quello turco, ma anche oggi al telegiornale, se qualcuno ha seguito, non è stato benevolo nei confronti del pontefice e l'ha sicuramente criticato per i suoi messaggi sicuramente di pace e di intervento in questo dramma ucraino, dramma che c'è già stato anche ai tempi di Stalin, ormai lo sappiamo tutti, quando molti ucraini sono stati sterminati o ridotti alla fame, morti per fame, perché c'era naturalmente un piano
di collettivizzazione della proprietà agricola. Non è qui oggi il caso di dire questo. Volevo chiudere per passare la parola a Nonno Far dicendo che la stessa dolcezza e la stessa forza che troviamo nelle pagine della nostra scrittrice si può sintetizzare nel nome che la sua mamma, il cui nome originale non riesco mai a pronunciarlo, ma lei ve lo dirà, entrando in orfanotrofio, dice: io mi chiamo Melanush, cioè miele, dolcezza ma anche forza vitale. E io Melanush l'ho conosciuta, ho avuto questo privilegio e vi posso dire che era armena. Scusate, perché avete Mazzò che gli anziani devono mettere gli occhiali. Microfono e occhiali. Pronti per gli occhiali. Allora, Melanush, cioè miele, era armena. Occhi belli, lucenti, profondi, sopracciglia ferme, sguardo eloquente ed infinito. Parlava sei lingue e nel suo fraseggio mischiava cronaca e sentimento, ma non inventava niente. Percepiva cose che alla maggior parte dei suoi interlocutori sfuggivano. Il suo nome era Melanush. Viveva, anzi era nata e viveva da ragazza, da bambina, a Gurun, nell'Anatolia orientale, un tempo Armenia. Era una famiglia di contadini, di pastori, terre, zii, nonni, coltivavano e allevavano le pecore. Agricoltori, sì. E quando nasceva un agnellino, i bambini l'adottavano. Melanush adottò un agnellino, aveva la coda storta. Ma amavano anche in questa famiglia un asinello che li aiutava nelle fatiche quotidiane. Un giorno lo trovarono morto. Morto perché trafitto nella pancia. E in quella morte tutti ebbero la lettura di un presagio, il loro triste destino. Grazie cara, grazie mille. Come ti? Grazie. Passo subito a lei, sì. A lei la continuazione di questo. Sì. Allora inizio, eh. Brava Giannina, grazie ancora. Allora. Sono figlia di una sopravvissuta dei pochissimi scampati ai turchi dal 1915 al 1922. Quindi mi fermo qui un attimo per dirvi che questo 1922 non è molto lontano dal 1938, quando c'è stato l'olocausto degli ebrei iniziale. Nello stesso secolo, a distanza di pochi anni, però degli armeni cristiani non se ne parla. Ed è avvenuto 1,5 milioni nel genocidio, sono morti, in che maniera? Alla maniera turca, oltretutto, pochi anni prima di quello del genocidio di cui tutti parlano da più di 70 anni. Ho voluto dire questo. Ho sentito racconti di spavento e di orrore da quando ero ancora in grembo a mia madre. Parlavano tra loro le orfane di quell'epoca, orfane che dalla Turchia sono finite in Egitto, dove io sono poi nata. E l'argomento di quelle donne ormai adulte era solo quello che i turchi facevano agli armeni, alle loro famiglie e a tutta la loro gente. Uomini a cui per giorni e giorni mozzavano le teste, dopo averli prima straziati di mutilazioni, che non erano solo di braccia e gambe, ma anche di genitali. Perché i massacri sono stati ordinati con decreto dal governo. Le ragazze si gettavano dai dirupi.